nel secondo tempo con la migliore difesa abbiamo aumentato il ritmo, trovato tiri in contropiede, trovato tiri puliti e penso che tre quarti su quattro abbiamo notevolmente meritato anche questa vittoria. Complimenti anche da parte mia ai giocatori che quotidianamente fanno quello che da professionisti, quello che devono fare, anche stasera hanno dato il loro meglio. Ma psicologicamente certamente era difficilissimo e non per caso ho detto due partite in una, tra quali una era ottavi di Coppa Italia, perché noi con la vittoria siamo andati ai quarti. Per quello dico, eravamo già in Coppa Italia, ma quando non la vedi certamente doppiamente pesante, sei agli ottavi ma devi passare il turno e stasera l'abbiamo passato e certamente nei sei giorni abbiamo capito che bisogna essere seri, ma soprattutto all'intervallo, quando non potevamo permettere di rifare la stessa cosa nel secondo tempo. E sono molto contento che i giocatori hanno reagito al meglio della loro possibilità fisica. Personalmente penso che il signor Reyer, quando ha fatto la città, non sapeva chi la fa. Che sarà Brugnaro, che sarà Marcoschi, che sarà Casarini. In questa occasione, con l'occasione di nominare Andrea Mazzon, che comunque ha fatto 4 anni, fa parte anche di questa stagione, di dargli un saluto affettuoso. Come vedete, tutti siamo quelli che passano, ma signor Reyer, ripeto, non sapeva che ci saremmo. Come noi non sappiamo che, e mi auguro che ci sarà anche tra altri 140 anni, perciò siamo tutti quelli che passano, ma la società rimane e Andrea Mazzon certamente i suoi 4 anni, e compresa questa appunto la sua parte, e come ho detto un saluto affettuoso. Grazie.